non sono più forse giovane. Io, guardando la mia storia, oggi è il primo training expo che faccio da papà. Ero un giovane universitario, oggi ho un bimbo, quindi qualcosa è cambiato realmente. E 15 anni sono 15 anni di anche ascolto, perché Trend Expo è stato ascolto. E oggi vedete anche presenti in sala, senza che questo a noi possa suscitare curiosità forse, due anime del Trend Expo, due amici che hanno deciso di partecipare con noi a questo percorso. Ma le anime sono anche quei ragazzi che avete visto. La campagna di comunicazione è stata curata da Vice D'Antona, una ragazza che studia tutt'oggi a Milano, sta facendo un workshop per laurearsi in design della comunicazione, una giovane lucana a cui abbiamo messo in mano tutto il piano di comunicazione, seguito ovviamente da me, ma in generale è il suo talento che ha espresso questo risultato. Parlo della parte artistica, abbiamo messo in campo un'associazione di giovani di Matera, abbiamo inteso legare i territori anche nelle esperienze dei ragazzi, abbiamo inteso portare a Matera, al contrario, giovani di Potenza che vogliono fare un mestiere. Quindi presentarci oggi a tutte le istituzioni con una proposta è un desiderio di far conoscere il nostro territorio attraverso le persone. Nell'ambito della nostra mattinata vedrete anche un altro breve documentario, L'amante amaro lucano, prodotto da un'altra esperienza che è quella della comunità del Lago Negrese. Ci sono dei professionisti anche lì che hanno pensato di parlare del loro territorio con questo docufilm. E inoltre avete visto la storia di 15 anni di Trend Expo. Trend Expo inizia da qui il suo percorso per promuovere un vero film su questo tema. Il titolo l'avete già visto e stiamo lavorando con Carmen Laurino, una giovane ragazza lucana che ha questa passione. Avrete curiosato anche sui volti del Trend Expo, che sono in mostra lì in piazza e ci sono tutta una serie di scatti. Gli scatti di Massimo Lopisco, di Nicola Sant'Agata, di Toni Vece, di tanti altri che io non cito perché non ricordo tutti, che negli anni ci hanno seguito. Sono stati selezionati da Massimo Lopisco stesso con una curiosità personale. Il principio usato è mettere a loro disposizione 15 anni di storia e far sì che loro la restituiscano. Ovviamente quei volti, quelle immagini non sono un modo per far vedere, come fanno tanti che si immagini che Trend Expo sia una passerella di politici. Trend Expo non è una passerella di politici, è un luogo di incontro. Trend Expo è nell'immaginario di tanti anche un'iniziativa che ha più un principio di spesa che di proposta. Sfido tutti e costantemente a dimostrarmi quello che dichiarano nelle parole e invece a confrontarsi con i contenuti che ne abbiamo fatto. Io ne vado orgoglioso perché noi non abbiamo esitato. Prima il Vescovo ha tradotto una nostra chiacchierata, a prendere anche impegni e a contrarre debiti per portare avanti la manifestazione. In 15 anni li abbiamo fatti e li stiamo onorando e abbiamo trovato anche alleanze di chi ci ha sostenuto come fornitore per portare avanti queste attività e qualche amico direttore di banca, non il sistema del credito, il sistema del credito è fallimentare, sono gli amici direttori di banca che di tanto in tanto ci danno sostegno, basta avere un codice fuori posto e tutto salta. È una cosa che è probabile perché la vita quotidiana la affrontiamo praticamente noi. Bisogna chiedere a tutti gli espositori di essere attenti e accelerare molto spesso le procedure di pagamento. Non si può più, come una volta, dire abbiamo un progetto, sosteneteci, date i tempi alla pubblica amministrazione di fare le cose con i loro tempi, perché tutti hanno necessità di lavorare con i tempi corretti. Ma la storia di Trend Expo può sembrare una storia personale, in realtà è la storia di tanti ed è proprio questo il patrimonio che vogliamo lasciare, cioè far capire che una manifestazione in sé si può realizzare se c'è una volontà da parte di tutti di renderla un esempio. Quindi la cosa che chiedo al Presidente, simbolicamente darò al Presidente, al Sindaco, un protocollo d'intesa che è un patto di lealtà. Noi penso che siamo maturi come tanti altri
che promuovono iniziative, a che la Regione si confronti sull'istituire una legge regionale che dia eventi o a esperienze che hanno storia e che hanno protagonismo la possibilità di non dover ogni anno riproporsi e cercare di stare lì a convincere tutti a una partecipazione. Se la manifestazione si propone a contenuti, deve essere adottata e ci vuole il coraggio di partecipare. Diversamente deve essere bocciata, però questo deve nascere all'interno di un percorso, di una proposta. Non deve essere una iniziativa ad persona, deve riguardare tanti giovani, perché cito una cosa che è accaduta in questo periodo, che ci ha riguardato. Il programma Visioni Urbane ha portato praticamente 4 contenitori culturali ad essere 5, ad essere futura prospettiva per i giovani. Quello che riguardava il comune di Tito, nel 2007 noi avevamo chiesto al comune di Tito di poterlo prendere, la cooperativa di cui si è parlato eravamo noi, abbiamo presentato un progetto dove ci facevamo un debito di 300.000 euro a una banca. Io ho parlato con i massimi livelli, il capo area mi ha detto che non aveva un motivo per dirmi che non avevamo la proposta e il progetto, purtroppo non avevamo la patrimonialità per poter dimostrare che questo investimento lo sostenevamo. Abbiamo dovuto rinunciare a questo investimento e lì noi volevamo farci un debito di 300.000 euro. Ora la Regione su quel contenitore investe dei soldi per metterlo a servizio della collettività. Quindi giovani come noi che vogliono anche indebitarsi per fare una proposta e che vogliono portare avanti un'iniziativa devono trovare una possibilità di riuscire ad avere ascolto. Ascolto significa strumenti, perché l'ascolto io lo noto è tanto, e devo ringraziare, ripeto, il Presidente della Giunta, il Sindaco, ma io mi piace chiamarli come li chiamo sempre per nome, perché non ho mai avuto con nessuno delle autorità questa barriera, e questo è perché il rapporto è stato sempre un rapporto umano, mai di interesse. L'anno scorso il Presidente della Giunta ha detto una cosa a Matera molto bella, ha detto: io vedo Trend Expo una volta l'anno, ma non vedo mai davanti alla mia porta Enrico che viene e mi chiede qualcosa, mi porta una proposta, non mi viene mai a chiedere qualcosa, una proposta. Quest'anno ci siamo visti una volta con un'idea, il giorno dopo in cui noi avevamo fatto una riunione di coordinamento con i suoi uffici, non il giorno prima per prepararla e chiedere, il giorno dopo, perché il mio spirito non è quello di pretendere, quando parlo del mio spirito intendo dire il gruppo che lavora, ma è quello di proporsi. E io vorrei che i giovani imparino a proporsi, perché la politica ascolta chi si propone, chi ha questa capacità. Abbiamo fatto una mostra all'inizio, la mostra sugli sguardi d'autore sui vizi capitali. C'è una frase del film Seven che dice: io non credo che tu molli perché sei convinto delle cose che dici, no, credo che tu te ne voglia convincere perché molli. E poi c'è una citazione che è molto bella di Wilson, che dice che un uomo incapace di avere visioni non realizzerà mai una grande speranza né mai comincerà una grande impresa. Io credo che queste due iniziative sono iniziative che devono in qualche modo farci riflettere, come anche deve farci riflettere una cosa. Avete visto nella storia che Trend Expo stava in università prima, non sta più in università perché ovviamente bisogna rispettare anche le volontà del rappresentante dell'Accademia, che crede meno in queste iniziative. Io sono onorato di star qui, perché a me il centro storico della città di Potenza mi entusiasma, il sindaco ha fatto un bellissimo lavoro, come la città di Matera è straordinaria, però anche il fatto che quando si insentano i giovani lucani, è uscito su un articolo di giornale un commento di una ragazza che diceva: tra le varie cose, il momento più significativo dell'Ateneo Lucano è sicuramente rappresentato dal Trend Expo, periodo in cui l'Ateneo offre milioni di servizi e di informazioni per il futuro. Se nell'immaginario di tanti quel luogo era un luogo degli studenti che volevano difendere, il fatto che noi siamo andati via è passato in sordina. Cioè, sicuramente il rettore ha detto nella conferenza stampa del 2007 che non avremmo fatto più Trend Expo. Io gli aggiungo in università, perché probabilmente non era assolutamente sua facoltà poter cambiare un entusiasmo, un protagonista.